If you're looking for a man who will love you as you are, someone who can understand what a woman you must be. If you're waiting for that man to come knocking at your door, maybe I'm the lucky man and I'm what you're waiting for. Hear that rat tat upon the door. Hear that rat tat you're waiting for. Hear that rat tat unlock the door. The man you're waiting for is me. Oh, hear that rat tat upon the door. Hear that rat tat and wait no more. Hear that rat tat unlock the door. A man you're gonna love is me. All right. If you're looking for a man love you as you are, one will always understand, even when you don't agree. If you're looking for that man, you won't have to look too far. Honey, don't you understand? The man in love with you is me. D'accordo? E lo fare. Portatelo dentro. Detenzione smercio di materiale pornografico. Chi, io? No. Ma non è vero niente. Il vecchio Arturo, che mattacchione. La solita vecchia mania di fare scherzi a tutti. Giovanotto, quello si chiama Gennaro. Gennaro Morelli, se non lo sai, è vicequestore. Ma proprio a lui vai a vendere le fotografie zozze. E che ne potevo sapere io? Mi sembrava così signore. No, però guardate che in fondo c'è un equivoco. Queste sono veramente fotografie artistiche. Dai, dai, stai. Onorevole, la macchina è pronta. Grazie. Alma, e che fai adesso? Ah, piangi? Ma è un giorno così importante, caro. Oh, sì, certo. Ma non li vuole anche i giornali. Scusa, permetti. Quanto sembra la notizia ha fatto un certo colpo, eh? Sensazionale, onorevole. Andiamo. Grazie. Scusami tanto, ho tante preoccupazioni. Certo, capisco. Ciao, caro. Venga. Sì, va bene, ma poi ne parliamo in ufficio. Commissario Bertieri, questo l'hanno portato quelli della strada. Io vorrei chiarire, vero, se permette. Dopo, dopo. Ma la versione l'ho già fatta. Ma scusi, ma lei non è l'onorevole... Sì, lei è l'onorevole... Agas. Io non capisco proprio come... Ma si accomodi in ufficio, onorevole. Siamo a sua completa disposizione. Prego, si accomodi, senza complimenti. No, non si preoccupi, non si preoccupi. È giusto? Più che giusto. Siamo tutti cittadini uguali. Lei è troppo buono, onorevole. Io non so proprio come... Un semplice equivoco sull'autostrada. Anzi, devo congratularmi con la polizia. Un esatto senso del dovere. Arrivederla, dottore. Certo. Se vuole approfittare della mia macchina, vado anch'io alla cerimonia del suo insediamento. Servizio d'ordine. No, grazie. Io per principio sono contrario a tutte queste automobili. Secondo il mio parere ce ne sono già troppe nella vita pubblica italiana. Ce l'ha il... Comodo! E tu non mi dici niente, eh? Scusi, dottor, ma che ne sapevo io? Ce l'hanno portato quelli della stradale. L'hanno trovato con queste. Guardi. Oh,
Molto bene. Siamo già ai primi sequestri. Vedrai con quello lì. Le cose cambieranno da così a così. Io credo che il paese aspetti da noi dei risultati e non dei discorsi. E quindi non posso fare altro che augurare a tutti voi, a tutti noi, buon lavoro e molta tenacia. Grazie. Grazie. Sì, va bene, ma poi vedremo, senz'altro. Ma guardi, ci torneremo sopra in altra sede. Tanti auguri, ragazzi. So che hai delle brutte gatte da pelare, ma sono sicuro che ci riuscirai. Sta tranquillo, ci riuscirò. Hai tutto il tempo che vuoi per studiare la situazione con calma. C'è molta gente preoccupata, eh? E con ragione. Sì, io certo. Non guarderò in faccia a nessuno. Certo, certo, si capisce. Poi ne parliamo. Auguri. Grazie, eccellenza. Arrivederci. Onorevole, permette? No, guardi, qualche dichiarazione. Onorevole, c'è un problema di fondo. Ho già avuto occasione di dire, devono soprattutto essere i fatti a parlare. Ogni singola situazione sarà esaminata onorevole, con assoluta imparzialità, ma anche con severità, al di fuori di qualsiasi pressione sociale. Ma chi è quello lì? Non lo so, non l'ho mai visto. Bene, comunque stabiliremo un programma alla nostra prima riunione. E questo è tutto per il momento, scusate. Scusi lei, cosa vuole? Non si preoccupi, onorevole, è tutto a posto. Arrivederci, ragazzi. Carissimo. Questa è roba sua. Che cos'è? Bravo, molto bravo, Agasti. Colpire subito, stroncare la pornografia e risalire alle origini. Certo. Queste ragazze, per esempio, chi sono? Dove stanno? Dove si trovano? Adesso mi spiegherà che cos'è questa porcheria. Chi gliele ha date? Le ha lasciate lei al commissariato. Al commissariato? Io? Quando? Quando? Dobbiamo vederci noi due, eh? Carissimo, ci vediamo. Vero, eh? Quando le avrai lasciate? Un'ora fa. Solo che era senza occhiali. Se mi permette, non so, ma stava anche meglio, era più... Filippo. Buongiorno. C'è una prenotazione per me, fatta dall'onorevole Mario Agasti. No, qui non ho niente, mi dispiace, non mi risulta. Vedi? Che razza di smemorato è il mio illustre fratello. Mai fidarsi di un uomo politico. Beh, spero che ci sistemi lo stesso. Ma sì, certamente, beh, come no. Paghi il tossì, se vuole. Sì, senz'altro. Prego. Ecco, quelle portale di là. Sì. Sì, va bene. Non c'è male. Grazie, Pondo. Lì c'è la radio. Va bene. Va bene, non mi serve altro. Va pure. Grazie. Hai visto? Ecco qua. Ah, sei un genio. Certo che sono un genio. Che scoperta. Quando è che combini la mia esibizione alla TV? Vacci piano, Kitty. Una settimana fa stavi ancora al ligonchio. E ora sei qui, sistemata in un magnifico albergo, con cibo, tetto e letto assicurato. Che cos'altro vuoi? Io voglio tutto quanto. Tutto? Bambina mia. Per avere tutto bisogna saper rinunciare a un sacco di cose. Beh... Ai vestiti ho già rinunciato quando mi hai fatto quelle foto. Adesso tu però mantieni la promessa che mi hai fatta e mi fai cantare subito alla televisione. Ora sta calmina un momento, per favore. Che fai? Raccolgo gli spiccioli. Dobbiamo darci da fare immediatamente, mia cara. Lo dice il proverbio, bisogna battere l'onorevole finché è caldo. E adesso, eccellenza, se permette, le farò visitare gli impianti frigoriferi. Prego. Qui possiamo raggiungere anche 50 gradi sotto zero. Ah, chiedo scusa. Gliel'avevo detto. L'avevo avvertito. Oh, attento, Mario, per favore. Avevo avvertito di stare alla larga da Roma. Vedrai, lo sistemiamo subito. Foglio di via e non se ne parla più. Merce di primissima qualità, signor Ministro. Ah, bene, vero. Io so naturalmente che... No, grazie. Che in ogni famiglia c'è uno scheletro nell'armadio, una pecora nera. È toccata anche a me, purtroppo. Ecco.
Avanti, avanti, Marco, scusa, tu sei al di sopra di tutto questo. Vedrai che sistemiamo tutto. Un istante, prego. Sì, sì, anche quel commissario. Naturalmente. Come hai detto che si chiama Bertani, mi pare. Bertieri. Sì, sì, sistemiamo anche lui. Il fiat di ministro che mi ha sbattuto qui. Oh, che magnifici fiori. Buonasera, onorevole. Buonasera. Signora Alma, l'onorevole le ha portati i fiori. Mario, ti sei ricordato del nostro anniversario di matrimonio? Sei un tesoro, caro. Oh, mi scusi. Lei non permette, signora, io mi chiamo Agasti. Come? Filippo Agasti, gemello di Mario. Oh, ma Mario non mi ha mai detto niente, mi scusi, non potevo sapere. Sì, certo, quando vi siete sposati, infatti, io ero all'estero, a Caracas. Io sono il cattivo soggetto, la pecora nera della famiglia. Oh, Alma, la vuoi smettere una buona volta di flirtare con tuo marito? Sospendo subito e continuo con lei. No, niente titoli. No, non è Mario, è suo fratello. Filippo Agasti. Molto lieto. Sagittario. Oh, davvero? Lo sa che io sono vergine? Non mi sarei mai permesso di metterlo in dubbio. Ah, no, io intendevo il segno della vergine. Magnifico, la vergine e il sagittario. Sono due segni fatti apposta per intendersi. Io non lo sapevo. Certo, sono due segni zodiacali bene, molto vediamo, attivi tra loro. Specialmente quest'anno, che Giove è all'opposizione. Dammi pure. Oh, Alma, sapessi, una coincidenza. Vedo che anche lei si intende di cartomanzia. Ecco, stia qui con noi, Alma. Sì, ma chi sì, certo, anche con le carte si può fare. Una cosa straordinaria. È il sistema dito australiano. Bene. Calme, buone, allora vediamo il caso. Dunque. Signore! Quando il Sagittario. Qui c'è un altro onorevole. Ove con Saturno e la Luna protegge i pesci. Ma guai se arriva lo Scorpione. Ciao, Mario. Che succede? Ciao. Come va, fratellino? Scusate. Permesso. Vieni, sai? Ti trovo bene. E forse sei ingrassato un paio di chili. Dovresti fare a meno del sale per una settimana. Ti avevo proibito di venire a Roma e specialmente di mettere i piedi in casa mia. Sono qui di passaggio, soltanto un salutino. Dopotutto, siamo fratelli. Io oramai non ho più fratelli. D'accordo, me ne vado via. Senti, giù all'angolo c'è una piccola chiesetta. Vai, aspettami lì. Vai. Come due cospiratori. Con permesso, Alma. Signore mio, perdonami, non lo faccio mai più. Hai cominciato bene il tuo viaggio a Roma. Che vuoi dire? Queste? Si tratta di piccoli esperimenti. Cinema verità, cine underground. Roba fatta in famiglia. Non la riconosci? È Kitty, eh? La nostra nipotina. Kitty, ma... Ma è una bambina. Era una bambina. Farabutto.
Mario. Sapessi quanto è faticoso fare il fannullone. Ragioni bene tu, con la tua pancia piena. In ogni modo io ti avverto. Se ti fai scambiare per me un'altra volta, ti faccio finire in galera. È meglio che tu sparisca. Quanto ti serve per il viaggio? Niente. Non voglio niente da te. Mario, piuttosto che accettare il tuo aiuto, io chiedo l'elemosina. Grazie, signore mio, grazie. Il governo ha preso atto delle giuste rivendicazioni che animano i nostri gloriosi Atenei e attraverso la mia persona prende solenne impegno, per quanto è nei nostri limiti, di riformare le attuali decrepite strutture universitarie, dalle quali però, non dimentichiamo, sono usciti geni che onorano l'Italia anche all'estero. Basti citare per tutti il nome glorioso di Enrico. Presto, eccellenza, si infili in macchina, sono il fratello di Mario Agasti, porco Giuda. È un ammiratore della sua oratoria. Si metta pure comodo. Ho particolarmente apprezzato il suo ultimo disco. Via! Via tranquillo, signor ministro. Non riesco mica a trovare la marcia. Guardi così, che cos'hai? Alma, io non reggo più, te l'assicuro. Davvero? Ma questo è uno spettacolo da far perdere la testa anche a un santo. Andiamo. Mi devi credere. Sono cose che già conosci. Eppure ti assicuro, cara, che mi sta andando il sangue alla testa. Caro, ma davvero, Mario, questa cosa ti turba tanto? Ma per forza, si capisce? Furti, corruzioni, truffe, dappertutto. A destra, a sinistra, al centro, all'estremo. Guarda, qui, senti qui, da sentire. Ecco, 90 milioni di clips, matite, ceralacca, spago, capisci? Carta igienica, ma dico ti pare forse regolare, in un ente che ha solo 30 impiegati. Oh, ma dammi solo un paio di giorni per vederci chiaro. Poi io vado all'archivio e li sistemo a tutti, parola mia. Sì, caro. Alma, tu lo sai che Ferrari Bossi ha speso più di 15 milioni per la sua missione d'affari in Australia, lo sai? E che ha avuto anche la sfacciataggine di farsi accompagnare da sua moglie? Beata lei. Ah, che belli. Rallegano proprio il cuore. Bravi. Ah, sorella? No, mi rincresce, non sono disposto a deflettere dalla mia linea di condotta. E i primi che metterò sotto torchio sono precisamente D'Averna, Lussotti e Martelli. Piano. Attento, Agassi. Piano, bambini. Cerca di agire con molta prudenza senza creare trambusto. Cucù. Andiamo qua, dottore.
E di un po', su Santarini niente? Santarini? No, no, niente, quello è un galantuomo. Che bellezza! Peccato, peccato, eh. Perché? Mi dispiace? Caro, caro! Oh, che bello! No, che c'entra? È che quel Santarini è una spina nel fianco. Perché vedi, è da tanti anni sindaco di Barcellona Marche e pare che da quelle parti non vogliano sentire altro che lui. La bacetta? Oh, e ora per di più, che siamo alla vigilia delle elezioni parziali, quello fa il demagogo nelle campagne e ci mette contro tutti i contadini, quella carogna. Come dice eccellenza? Oh, monsignore, che cosa pura e meravigliosa lo spettacolo dell'infanzia. Mi dia un bimbo, prego. Ehi, io sono il primo che se ne frega di essere il senatore Santarini. Noi siamo gente come quel noce là, duri! E sono messi in testa di sbatterci fuori alle prossime elezioni. Ma si sbagliano, gliela faremo vedere noi! E allora dai, tutti sotto a mietere, mietiamo insieme e tra pochi giorni voteremo insieme! Ale! Ale! Ala! Ala! Non c'è nessuno? C'è nessuno qui? Ma chi? Ciao, nonno. Cosa? La vista se ne va, eh? Fammi provare. Io... Signorina, io non la conosco. La prego. Lo sai che fanno lo stesso effetto della marijuana? Non vedi più nulla, ti gira la testa. Scenda, per favore. Non sei affatto gentile. Scusi. Ah, scusi, signore. È bravo il fratellino. Ma sei tu? Bravissimo. Vedo che avete già fatto amicizie. Ma allora, tu devi essere lo zio Mario. Per favore, la prego. Che cosa fai tu qui? Un personale avventizio, assunto dal ministro in persona. Un impiego umile. Ma tu lo sai, no? Non è la voglia di lavorare che mi manca. Sicché sei andato dal ministro Mattia a dirgli che sei mio fratello, eh? No. Ferma! No, se ne è accorto da solo il ministro. E che cosa fa qui dentro questa povera disgraziata? Hai sentito com'è gentile quando parla della sua unica nipote? E pensare che tu saresti anche il mio padrino. Certo. Ma allora non immaginavo che ti saresti fatta fotografare nuda. Oh, bugiardo. Nella prima fotografia che mi hanno fatta dopo il battesimo ero completamente nuda. E tu eri accanto a me, ricordi? Ma che c'entra? Avevi solamente 40 giorni. Peggio! E da codice penale, pervertito. No. Stammi a sentire, Mari. Credo di aver fatto un discreto lavoretto per te. Ti ho preparato un fascicolo completo su Ferrari Bossi. Tu sai. Come no? Il viaggio in Australia, la storia di Marviotti, poi c'è anche la faccenda dei 90 milioni di carta igienica e di ceralacca. Ah, io ho raccolto tutta la documentazione, con pezze d'appoggio. Uno schifo, Mari. Fratello mio, fango, truffa, corruzione. Destra, sinistra, al centro, all'estremo. A frugare in questi scaffali c'è da vergognarsi di essere italiani. Io almeno mi sono vergognato, ti giuro. Una volta finalmente ti sei vergognato di qualcosa. Se ti servono altre notizie, telefonami, eh? Non vorrei dirmi che hai già letto tutto. Beh, le cose più interessanti, sì. E poi mi dici fannullone. A proposito, quando vedi Mattia, digli che posso confermare per Santarini... Vizio cardiaco e padre alcolizzato. Cercale! A due! A tre! Quattro! Cercale! Ti ho inchiodato, se ne andò! Non ti preoccupare che adesso mi rifaccio! È il nostro più duro! Pregarmi! Gioca, gioca! Sette! Due! Cinque! Cinque! Uno! Nove! Due!
Come lavora Filippo? È ancora in ufficio. Già, si vede che avrà degli straordinari. Chissà, speriamo che il diavolo si sia battezzato. Che devo dirti? Filippo mi fa tenerezza. Vorrei che avesse un po' di fortuna. Casnuare peremoc. Hopla, sì. Riena piglio, numero. Ritirare. Ha perso, senatore? On peut faire. En plein et carré à payer. Faites vos jeux. Faites vos jeux, messieurs, dames. On peut faire, on peut faire, mesdames, messieurs. On peut faire encore. Bravissimo. Così si fa, senatore. Prima o poi, la scalogna deve finire. Faites vos jeux. Faites vos jeux, mesdames, messieurs. Faites vos jeux, messieurs, dames. Les jeux sont faits. Faites vos jeux. Ne va plus, messieurs, dames. Rien ne va plus. Et rien ne va plus. Plus rien. Rien ne va plus. Rien ne va plus. Plus rien, madame. Zéro. Rien au numéro. Rien à payer. Rien à payer. Non. Ma che cosa? Si sente male. Un momento. Lasciatelo. Che c'è? Senatore, che c'è? Non state tutti addosso. È morto. Il gioco è sospeso, causa decesso. Finito? Bene. Venite. Roma. Una perdita irreparabile ha colpito il movimento contadino italiano. Il senatore Santarini è morto oggi improvvisamente, stroncato da un infarto al suo tavolo di lavoro. La sua morte lascia aperta la successione all'ambita carica di sindaco di Barcellona Marche, che si ritiene probabile ritornerà al partito di maggioranza. Benvenuto a migliore, eccellenza. Questa faccia aveva un po' più d'aria qui sotto. Mi raccomando, grazie, non ci abbandoni. Grazie. Siamo tutti ammuffiti, onorevole. Dobbiamo chiamare così. Grazie per questa magnifica accoglienza. Grazie per il vostro spirito di sacrificio che il governo non dimenticherà. E soprattutto, grazie. Una questione di principio. Non possiamo ammettere che si installi una roulette in un archivio di Stato. Grazie. Auguri. Grazie. Grazie. Non possiamo fargliela passare liscia. Beh, si trattava solo di una vecchia roulette confiscata tanto tempo fa. Grazie. Buongiorno, grazie. Auguri. Proprio perché si tratta di mio fratello, io ho il dovere. Auguri. Chiedere che tenga licenziato. Grazie. Tuo fratello sarà un mascalzone, su questo non c'è dubbio. Ma è anche in dubbio che quella roulette ci ha fatto vincere le elezioni a Barcellona Marche. Buon lavoro. Grazie per il spirito di sacrificio. Grazie, grazie. Vedi, io ammiro e rispetto la tua direttura morale, ma l'arte del governo consiste anche nel sapere utilizzare le canaglie, mio caro Agasti. Ah, ma quella è roba passata, eccellenza. Sono stato assolto per mancanza di prove. Sì, va bene, va bene. Bravi, bravi. Arrivederci. A farli di noi in Parlamento. Signora, è tornato l'onorevole Dei Fiori. No, ti prego, Alma, non dire nulla. Mi fermo solo un minuto. Volevo chiederti scusa. Non è a me che devi chiedere scusa. Casomai a Mario. Oh, quel che pensa lui di me non mi importa. A me importa quello che pensi tu. Comunque io parto. Ho capito. Addio. Ma tu...
Ha intenzione di partire sul serio? Sì, vado con la bambina. Hai anche una figlia? No, la mia nipotina. L'avevo portata qui per farle studiare musica. È una grande passione. Ha cominciato a 5 anni, pensa. È piena di sorprese. E mi dispiace, sai, perché ha un vero talento. Ma sai com'è? Io tutto il giorno in ufficio, lei sempre sola. E poi in pensione non può suonare perché disturbo. Io purtroppo casa non ne ho, tu capisci? E quindi pazienza. Che ci vuoi fare? Ciao. Aspetta un po'. Forse la trovo io una soluzione. Se sono suore, meglio di no, eh? Ha avuto uno shock quando aveva soltanto 2 anni. Zia, all'asilo. No. Pensavo a un'altra cosa. Forza, dai! La chiappata, Ah, no, che cazzo! Vieni su, belle cosce! Vai cosce! Vai cosce! No, piano! Oh, salve! Allo? Avanti! Chi sei? Alma! Allora sei tu la buona fata! Che cos'hai? Fa vedere, che mi hai portato? Oh, una bambola! Oh, è solo un piccolo regalo, una bambola per la nipotina. Sono io la nipotina? Grazie. Io adoro le bambole, è un amore. Hai avuto proprio una bella idea, la metto subito a letto. Beh, sì, è una bambina un po' cresciuta. Alma, senti, dammi una mano a sistemare questo. Filippo non capisce niente di queste cose. Qui forse va bene. Guarda un po'. Beh, sì, forse si va. Allora? Tu che ne dici? Mi rispondi? Beh, vieni qui. Dunque, vediamo un po'. Là. Questo è proprio il posto adatto. Perché vedete, in questo punto di pomeriggio ci batte il sole. Ecco. E la sua luce riscalda tutta la parete. Sarà benissimo. Sapete, io ho abitato qui prima di sposare. È stata la prima casa veramente mia. Un regalo di mio padre. È un posto dove si può essere felici. Sono lieta di averla data a voi. Allora, le puntine? Sai che per essere la moglie di un onorevole hai delle gambe fantastiche. Oh, figurati. Tanto per quello che mi servono. Aspetta un po'. Ma cosa fai? Così sei più bella, vero? A me sembra di essere nuda. Ma no, stai benissimo. Bene. Ma che fai? Ti vergogni davanti a me? Le cognate non hanno gambe. Per quanto? Dai, buttati. Non ti piace ballare? Beh, sarei un po' ridicola alla mia età. E perché? Quanti anni hai? 28. E allora? Non avevi detto che saresti venuta? Beh, avevo intenzione di farti una sorpresa. Ma ho capito che le sorprese è meglio non farle. Non resti con noi un pochino? No, ora devo andare. Ho i miei poveri, come si diceva una volta. Oh, e allora non dirlo. È inutile che fingi di essere una vecchia signora. È molto bella, Alma. E la minigonna ti sta perfettamente. Proprio bene. Oh. Vengo anch'io con te. Ti accompagno alla macchina. If you're looking for a man who will love you as you are, one will always understand, even when you don't agree. If you're looking for that man, you won't have to look too far. Don't you understand? The man in love with you is me. Hear that rat-a-tat pop on your door. Hear that rat-a-tat you're waiting for. Hear that
Balli sempre da sola? Mica sempre. Se ti va, salta il posto. Stai facendo i passi dell'anno scorso, lo sai? Non seguo la moda. Lo suoni tu? Una volta. Adesso però non mi va più. E tu che fai? Vivo e contesto il sistema. E come lo contesti? Con questo. I pensieri di Mao. E chi è? È l'apostolo giallo, leggilo. Ah, grazie. Ora però non mi dire chi è l'assassino. Tutti noi occidentali siamo assassini. Ti danno fastidio le donne? Beh, no, fastidio no. E io ti do fastidio, in quanto femmina, dico. No, mi sei indifferente, direi. Oh, ok, allora balliamo. L'attico io te l'avrei dato lo stesso. Perché hai voluto inventare quella storia della bambina? Però la chitarra la suona sul serio. Oh, che tipo! Non ti arrendi mai, eh? E fai bene. L'ho detto senza pensarci. E ti sei interessata subito. Tu appena puoi fare della beneficenza, parti in quarta. È vero, hai ragione. Se non fossi figlia di mio padre, forse sarei come te. Ma così invece ho il complesso di colpa. E grazie, figlia del senatore Galletti, presidente della banca di sconto. Tu hai il complesso della banca. Beh, però sono puliti per essere dei barboni. È perché oggi viene Monsignore a benedirli. Buongiorno, cara signora, caro onorevole. Oh, no, non è mio marito, monsignore. Questo è Filippo Agasti, mio cognato. Ma proprio due gocce d'acqua. Già. Sono gemelli. Lieto di conoscerla, Faldella. Faldella, lo stesso del risanamento del mezzogiorno? Sì, purtroppo. Sempre l'eterna lotta per il nostro meridione, eh? Però il suo esercito è agguerrito, eh? E anche numeroso. Le faccio i migliori auguri di vittoria. Grazie, signora Gasti. Una solida organizzazione. Oh, non è solo quello che vieni qui, sai. Tra suore e caserme diamo da mangiare a 28.000 persone. Hai capito. Bella massa d'urto. Buono, buono. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ampero! Vecchio suino! Tornato! Eccoli di nuovo insieme, i due più terribili cicloni del Sud America! Abbiamo fatto piangere di gente a Caracas, non lo ricordi? Voglio niente da fare. Non posso darti neanche una linea. Io non cerco gli amici solo quando ne ho bisogno. No? Sono uscito dal minuscolo, Pampero mio. Ho allargato gli orizzonti. E adesso ho una grande idea assistenziale. Senti, andare in galera a Caracas, quando sei giovane, può essere anche un'esperienza, più o meno piacevole. Ma adesso, io ho una famiglia, caro mio. Ce l'hai un castelletto in banca? 5 milioni di lire alla banca di sconto già stracoperti. Miserie. Pampero, domani fai richiesta d'aumento a 500 milioni. Oh, illustre onorevole. Carissimo direttore.
Oh, lei sta facendo tremare mezza Italia con la sua commissione d'inchiesta? No, solo chi ha la coscienza sporca. Allora non si tratta più di mezza Italia, ma di tutta l'Italia. Ora non esageriamo. Ci sono enti perfettamente a posto. Vere case di cristallo. Oh, sì, certo. Bene, direttore. Arrivederci. Arrivederla, onorevole, sempre a sua completa disposizione. Ah, già sì, a proposito. Prego. Scusi un momento, direttore. Dica. Stavo quasi per dimenticarmene. C'è una cosa che effettivamente mi interessa molto. Dica pure. Si tratta di un certo Franceschi. Aspetti che l'ho scritto te. Ah sì, eccolo qua. Roberto Franceschini. Sì. Ha richiesto la concessione di un castelletto da voi, sì? Per l'importo di 500 milioni. 500 milioni? Ma a garanzie? Beh, la mia. Ah! Naturalmente, per sua maggiore tranquillità, lei può parlare con mio suocero, il presidente della banca. Per carità, con la sua garanzia. Al partito noi pensiamo che sia giusto dare una mano a un onesto uomo, a un lavoratore con iniziativa e ingegno. Ho capito, onorevole, se è possibile sarà fatto. E se non sarà possibile sarà fatto in un modo o nell'altro. Mm-hmm. Ah, secondo coscienza, superfluo aggiungere. Ma certo, onorevole, naturalmente. Sì. No, nessun disguido. No, tutto regolare. Senti, se non ho clienti che firmano le cambiali, il castelletto in banca, che mi serve? Sì, scusi. Ci sono i clienti, quanti ne vuoi? Tu intanto ordina quanto più materiale puoi, chiaro? Lo sai qual è la mia impressione? Mi sembra che Filippo voglia imitarti. Sì, che cerchi di diventare come te. Per lui tu sei il suo buon esempio. Scusa, mia cara, puoi evitare di parlarmi di Filippo d'ora in poi? Eppure lo sai che ha voluto gli indirizzi di tutte le caserme e tutti gli enti assistenziali? E li ha visitati tutti uno per uno e dovunque ha lasciato 10.000 lire. 10.000 lire ad ogni ente? Sì. Devo vederci chiaro. Bisogna che mi informi. Lo sai che mi piace quando reagisci così? Mi sembri quasi geloso. Chi? Io geloso? Di Filippo? Io stimo troppo te e troppo poco lui per essere geloso. Come no? Condannato tre volte per farso. Va bene, vai. Ok, dottor. Grazie. Avanti, avanti, serrate le file. Tieni, messi una bella firmetta. Quante ne fai, tuo nonno? Finché mi regge il braccio. Sotto, 100 lire a firma. Avanti. Brava, signore. Forza. Andiamo, coraggio. Altra firma, 300 lire. Forse anche se la firma non è tanto chiara, via. Altra firma, altre 100 lire. Dottor, Ale. Brave, brave. Molto bene, mi raccomando. Ecco, tutti, inseriamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Andiamo a inserire la seconda briglia, tutto la prima, Forza però, Non padre, non arriviamo. Bisogna meccanizzare, vedi, uno dalla zuppa e l'altro dal pane, così non si perde tempo, presidente. Lasci passare quella signora, ella lasci passare. Via, sfilare. Mare. Bravo, padre. Mare. Molto. Avanti, mi dispiace se facciamo una distribuzione, era una cosa di beneficenza nell'interesse della collettiva. Avanti, forza col tavolo. Avanti il prossimo. Coraggio. Molto bene, vai via tu. E quante lire? 100 lire. Molto bene così. Via.
Fanno bene gli affari, eh? Scontato tutto? Tutto! E ho trovato pure chi ci ricopre televisori a 30.000 lire l'uno, eh? Vero mio, ecco il tuo guaio. Tu pensi piccolo, non voli. Ed è per questo che poi ti ritrovi in galera. Galera no, Se ti rivendi i televisori, tu cadi diritto nella truffa. Questi televisori devono semplicemente scomparire, perché sono già stati venduti. Sì, d'accordo. Non puoi venderli due volte, Pampero, capisci? Noi dobbiamo avere tutte le ricevute a posto. E la coscienza pulita, se è possibile. Dai, hai ragione, Pampero. Ci troviamo qui all'aeroporto ed ecco il ministro Mattia che si reca in aereo presso i terremotati a Catania. Ora cerchiamo di avvicinarlo. Qualche parola sul suo viaggio, signor ministro? Si tratta di un breve viaggio tra quella gente così provata. Hanno bisogno di me e io voglio ascoltare la loro voce, i loro desideri, le loro speranze. Io regherò loro il saluto del governo. Sono stati preavvisati del suo arrivo? Sì, e mi aspettano tutti a braccia aperte. Benvenuto, signor ministro. Giacci ancora palpitanti dalle immane sciagure. Buongiorno, vi porto il saluto del governo e mio personale. Signor ministro, non è possibile andare avanti a così. Se vorrei rotto male. Non dubitate, sicuri, il governo provvede, già stiamo vedendo che calma il governo. Figlioli, calma, abbiate un po' di fiducia nella propria... Via, adesso lasciamo! Via! Ghiacciala, dovete fare! Facete fatti, cornuti! A Roma, vediamo! A Roma, cornuti! Un ampio e fraterno colloquio si è svolto tra me e le popolazioni sinistrate nel corso del mio recente viaggio. E dalla reciproca comprensione e dalla reciproca fiducia sono emersi, come è logico e naturale, antichi e nuovi problemi. Un bellissimo discorso. Il caffè lo prendono in terrazza? Sì, in terrazza, grazie. E portaci anche i liquori, eh? Mi pare che lei, monsignore, abbia bisogno di un cognacchino. Oh, acqua passata ormai. Domani darò le dimissioni. No, andiamo, monsignore, a dimettersi e a morire c'è sempre tempo. Ah, a proposito, volevo proprio parlarle di un certo progettino. Certo, monsignore. Santa Lucia benedetta. Buonasera, monsignore. Oh, sei tu, Fabrizio. E questa non è sua nipote, sì, Agatti? Sì, stavate cercandoli al buio. Lasci stare. Ho visto benissimo quello che stanno cercando lì al buio. E devo proprio dire che le vie della provvidenza sono infinite. Sa chi è quel giovane? No, sta sempre per casa, ma non si è mai presentato. Fabrizio Mannocchi. Mannocchi? Esatto. Il figlio del ministro del commercio estero. E purtroppo anche la croce di suo padre. Un ragazzo sempre impaurito dal mondo e soprattutto dalle donne. Ed ora vederlo con suo nipote in modo così amichevole è una cosa che mi conforta molto. Sì, lo vedo. L'ha detto anche lei. Le vie della provvidenza sono infinite. Ci vedrà che risolveremo anche la questione del sud. Ma di un po', sei matto? E chi ti tocca, dai, sai che mi importa. Non lo so. Catania. La generosa donazione di elettrodomestici da parte della ditta romana Pampero e Tornado ha riportato il sorriso tra le popolazioni del sud, così gravemente provate dal furore della natura. Grazie, Pampero e Tornado. E grazie a lei, Monsignor Falbella, che è stato il sollecito, commosso promotore della donazione. Grazie a nome di tutta l'isola e di tutto il sud. Cosa che l'attrice me lo porta, eh? Perfetta, è una truffa perfetta. Cambiale autentiche, con firme autentiche. Ma tutte di miserabili estrazioni che non hanno niente da perdere.
di gente che se ne frega dei protesti. Tuo fratello è un genio, altro che te. Insomma, caro suocero, fesso chi è onesto. No, fesso chi è fesso. Sugli elettrodomestici, oltretutto, non c'è riservato dominio. Comunque, questo qui è l'ultimo imbroglio che mi fa. Io lo faccio arrestare. Arrestare? Ma che dici? Non si arrestano i benefattori. Benefattori? Ma certo. Tutti quei televisori e quei frigoriferi sono diventati un fatto di importanza nazionale. È un genio. Te lo dico io. Tuo fratello è un genio, caro mio. D'accordo, ho un fratello genio. D'accordo. Pantero Tornado e la Dinamo Zeiss di Dresda. È il secondo tempo. La Virtus, diretta con profonda competenza e grande entusiasmo da Filippo Agasti. Ah, un altro bellissimo canestro per la Virtus. I suoi ragazzi sono bravi. Grazie, bello squadro. Dice che siamo bravi. Ciao. Marco, marcalo, marcalo! Stretto a zona! Possiamo dire che questa è una vera festa dell'amicizia e perciò, al di sopra di ogni possibile contrasto, signor ambasciatore, io grido insieme a voi, viva lo sport, viva i nostri due paesi! Grazie a lei, eccellenza. Servite, prego. Gut, solo patati, niente carne, nix carne. Però è disgustoso come la gente pensi solo a mangiare. Per la miseria. Senta, sapevo che i tedeschi erano tutti patatari, mangiatori di kartoffel, ma non credevo fino a questo punto. Esatto, ma questa è un'annata particolare. La pitosfera infestans, terribile malattia, ha distrutto tutto il raccolto della Germania orientale. Ah, e allora... Oh no, non cane, non cane. Allora siete rimasti senza patate. Le poche che si sono salvate si trovano solamente a borsa nera, vendute a peso d'oro. Danke. Ma voi tedeschi con la tecnica riuscite a fare tante cose. Macchine fotografiche, binocoli, bombe. Oh no. Ma patate, nisba. Camerieri, ma la Russia, ancora. Che sta a fare la Russia? Perché non ve le manda? Oh, solo... caviale. Poveracci. E chi l'avrebbe detto? Patate vendute a peso d'oro. Certo, come se fossero d'oro. Good? Good? Come si dice, vi piace nella vostra vita, vostro God? No, guardi, forse non mi sono spiegato bene, ma io lo sto proponendo così, un'operazione economica, vero? Niente di strano, niente di corrotto, caro commendatore Mannocchi. Un normale movimento di export-import, nient'altro. No, Agasti, mi dispiace. Niente permessi di esportazione agricola nell'est. Non si tratta di un permesso permanente, ma di una tantum, un'operazione con limiti precisi. Vero? E che può avere anche una notevole importanza politica nel momento attuale. Lei capisce? Darsi. Ma non possiamo creare un precedente. Mi dispiace tanto. La questione è chiusa. Va bene, va bene. Guardi laggiù. Vedi, bisogna vivere più a contatto col mare, con la natura. Accidenti. Ma è proprio una donna. Non sarà uno di quei travestiti che girano adesso? Ma stia tranquillo, è mia nipote. Da quando si frequentano quei due, Fabrizio ha fatto dei progressi grandissimi. Era anche ora. Certo, con una ragazza così, anch'io. Oh, mi scusi, padre.
Complimenti, caro Agasti, una bella nipote, proprio bella. Grazie. Beh, io vado. Lei che fa, monsignore? Ma non vogliamo aspettare il dolce? Beh, noi dobbiamo fare le valigie. Chi? Kitty e io. E dove andate? Oh, non lo so ancora. Forse in Inghilterra. Senza quest'affare con la Germania non vedo un motivo di trattenermi qui. E vuol portarsi via quella ragazza proprio ora che è diventata così amica di mio figlio? Sarebbe un peccato mortale. Stanno così bene insieme. E che posso farci? Non me la sento di lasciarla qui sola. È così giovane. Lei mi diceva che quelle patate potrebbero assumere un significato politico. Ma certo, pensi. Un umile tubero che diventa come una mano tesa fra questi due popoli. Il ramoscello d'olivo della pace. Una nuova strada, un'alternativa fra est e ovest. È una grande idea. Beh, da questo punto di vista possiamo riaprire il nostro discorso. Certo. E domani a Fabrizio gli voglio regalare una Spider. Ecco, un'altra grande idea. Commendatore, la patata, io credo nella patata. La patata non ti tradisce mai. Dai un altro. Hai visto? In fondo basta baciarsi e loro sono felici e contenti. È così vecchia la loro ideologia sessuale. Ma a te è piaciuto? Ma questo che c'entra? Certo che mi è piaciuto. Ma ritengo che le barriere, i tabù sessuali vanno superati, no? È giusto. Guardalo qui. Deve essere un profeta. Andiamo a vedere. Forse è il santone dei Beatles. Chissà, forse ce li fa conoscere. Salve, profeta. Ciao. È proprio un santone vero. Shanti. Shanti. Tatra. Tatra. Oh, fratello di una chiesa gemella. Ah, tieni, va. Ripeti con me. Tatra. Beh, che diavolo fa? Non è che carta, fratello. Il tuo Dio moltiplica pani e pesci. Vuoi che il mio non moltiplichi della miserabile carta? Di Tatra. Vediamo. Tatra. 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 Sì. È un vecchio trucco, lo faceva anche uno alla televisione. Però pensi se si potesse fare sul serio? No. Con tanto di rispetto, monsignor Faldella, i miracoli si fanno solo come dico io. Potete mandare tutte le patate che volete, e più ne manderete, e più probabilità avete di vincere. Quindi la patata più nutriente, più vitaminica, la più sana, riceverà in premio la famosa patata d'oro. Chilo d'oro 18 carati e l'autorizzazione a fregiare i propri prodotti con la scritta vincitore della patata d'oro 1968! Tutti con me! Ed ecco a voi la patata d'oro!
perché hai voluto questo misterioso appuntamento? Beh, sai, se ti devo dire la verità, non è che farmi vedere con te, meglio evitare. Tu evitare me? Sì, certo, forse ti conviene. No, senti, lasciamo perdere le polemiche personali. Io ho un grosso affare per le mani. Veramente grosso e sicuro. E ti parlo da fratello. Vuoi entrare in società con me? Grazie. Anch'io voglio parlarti da fratello e ti voglio dare un avvertimento. Ricordati che io ti controllo, mio caro. Ti perseguito e un giorno ti rovino. Non ce la puoi fare, Mari. Da retta. Mettiti d'accordo con me. Vada retro, Satana. E non ti azzardare a propormi una cosa del genere. Peccato. Vabbè, come vuoi. Ciao. Ciao Alma. Senti, vuoi venire all'opera stasera? Mattia mi ha ceduto il suo palco. Io magari, ma provo un po' a chiederlo al mio orso. Ciao. Ciao. Così ora Mattia ti dà anche il suo palco. Sì, tanto a lui la musica lo fa dormire. Che fate allora? Ti passa a prendere verso le 9? No, ho da fare con la commissione. Vuoi che porti Alma? So che a lei le piace tanto. Alma non ha nessun bisogno né di te né dell'opera. Non ha bisogno di niente. Sta bene come sta. Sta attento, Mario. Tu te la giochi, Alma. Siete sposati da 5 anni. 5 anni di noia e di politica. Ma tu credi che possa resistere? Non ti preoccupare di Alma. Fa quello che vuoi, combina i tuoi pasticci, ma lascia in pace Alma. A lei ci penso io, va bene? È chiaro? Sì, si vede, infatti. E fa come ti pare. È tua moglie. Vuoi un passaggio? No, grazie. Ho la mia. Ciao. Ah, così ti sei fatta l'utilitaria, eh? Bene, bene. Godila finché puoi. Ciao, fratellino. Vatti a vestire. Stasera si cena fuori. Posto a tua scelta, purché sia un locale molto caro. Mario. E dopo andiamo al cabaret al 7x8 dove ho già prenotato un tavolo. Dice che sfottano tutti quanti, incluso me. Napoleone di cartapesta della commissione. Calimbrione taglia la testa. La commissione d'inchiesta. Serata di follie. Ma sei impazzito? Forse dovrei... Ma... Dovrei farmi un guru. Sei proprio sicuro di sentirti bene? Anzi, me lo farò. Mi ameresti di più con un bel guru addosso? Tu sei Filippo. Ma certo, tu sei Filippo. No, scusa, non sono Filippo. No, sono tuo marito. E purtroppo anche per stasera ti dovrai accontentare di me. Non sono Filippo. Sei un grande organizzatore, complimenti. Ecco, Benedetto Tagliaferri, Miss Patata d'Oro 1968! Grazie, grazie. Buone patate a tutti. Ora, Sua Eccellenza, Ministro Mattia, consegnerà con le sue mani al vincitore la patata d'oro! Pietro Repossi! Il vincitore! Ecco, signor Repossi. Come mai tutti in ritardo?
Dove sono i membri della commissione? C'era un invito per tutti, anche per lei, onorevole. Pronto? Giovanna, di alla signora di prepararsi. Passo a prenderla fra 5 minuti, andiamo a far colazione fuori da qualche parte, sì? Ma la signora non c'è. Come? E dove è andata? Alla patata d'oro. Che cosa, la patata d'oro? Si sente bene? Vuole bere qualche cosa? Un cognac? Sì, porta un bicchiere. Portami tutta la bottiglia! Bella manifestazione, sì. I miei complimenti. Però, mio caro Agasti, qui ci manca ancora una cosa. La commenda. No, perché? Grazie. Lei sta facendo moltissimo per il nostro paese. E il paese, naturalmente, si sdebita come può. Oh, scusi. Grazie. Grazie a tutti. Bravo! Mi congratulo! Sei proprio l'uomo di cui il nostro paese ha urgente bisogno. Alla tua salute. Caro, sono così contenta che tu sia venuto. Ma certo, beviamoci su. Grazie. Che bel alla bicchierone. Salute del mio orso, che non è poi così orso come sembra. Alla salute. No, alla salute di tutti. No, niente, no. Mario, ma ti senti bene? Mai stato meglio. Cameriere, prego, vieni Mario. Qui. Prendo una. Non devi bere così, non. Non ci serve tanto. Vuol proibirmi di bere. Ma no, figura. Oh, allegra, oggi mi sembra che è anche il tuo trionfo. Tu hai sempre creduto in Filippo, no? Ah, oh, minimizziamo. E l'hai sempre difeso. Hai sentito? Alma, se non è buffa, Alma vuol proibirmi di bere. Eccellenza, concedi a me l'onore. Voglio essere io stesso a decorare Filippo per i molti meriti acquisiti. Certo, certo, caro Agasti, come no? Questa è una grande giornata anche per te. Sì, come no? Filippo, per delega di Sua Eccellenza, in nome del governo, dello Stato e della nazione tutta, la bandiera, l'inno di Mameli e della nostra Costituzione, io ho l'onore e il privilegio di premiare i tuoi meriti di... No, 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 c'è un petto più nobile qui. E più grande del tuo, che va sicuramente premiato e decorato prima del tuo. Miss Patata d'Oro. Scusa, te lo rubo. Rurali, vanno incoraggiati. Sono quasi le 8. Oh. Purtroppo la nostra onerosa giornata non è ancora finita. Grazie a tutti e complimenti. Arrivederci, arrivederci, arrivederci a tutti. Caro Filippo. Mario, ma che ti è successo? Che c'è? Ecco. Ma è un attentato. Ma no, ha bevuto un po' troppo. Niente di grave, domani sarà a posto. Ma che domani? Tra 2 ore c'è il ballo del presidente dello Zenia. Ho paura, eccellenza, e lei dovrà andarci da solo. Impossibile. Ma guarda, quelli conoscono lui. Mario. È andato lui all'aeroporto, Mario, a ricevere personalmente, sveglia, il presidente. Questo è un vero disastro. È una catastrofe. Per noi tutti, per l'Italia. Ma se io posso esserle utile in qualche modo, eccellenza, tenente Agasti, ai suoi ordini. Alma, che ne dici? Sto bene? Molto. Sei magnifico. Grazie. Perfetto. Sei splendida. Forse devo aver bevuto troppo anch'io. Su, vai che fai tardi. Lo Zimbia è il più giovane tra gli stati africani e tra la Nigeria, il Congo e il... Il Camerun. Repubblica presidenziale o democratica? Una repubblica di proprietà personale del presidente signor Félix Désiré Tombalassa. Detiene la maggioranza assoluta perché
tutti i suoi oppositori, li ha fatti impalare. Ah, è un uso che hanno adottato dai musulmani. La moglie del presidente è una... Puttana. I nostri servizi diplomatici hanno comunicato che prima di sposare il presidente Tom Balassa faceva lo spogliarellista in Parigi. Però, interessante. Ma non è questa la cosa più importante. Lascia che giudichi lui ciò che è importante o no. È un paese che non ha neppure una lira. Però nel suo territorio esistono i più vasti giacimenti di uranio che ci siano al mondo. E non sfruttati. Sempre più interessante. È chiaro che non è a essi che noi puntiamo. No. Noi pensiamo di concludere con un accordo per uno scambio di merci. E perché? Il mio collega agli affari esteri pensa... Il tuo collega agli affari esteri, se vuoi saperlo, caro, è ancora più idiota di te. No. Ad ogni modo, le ho detto le cose più importanti. Sì. Ecco i russi, rompiscatole. Buonasera, signori ambasciatori. Presidente, Balshoi e Cesti. Mia moglie. Madame. Oh, buonasera, signora. Ho l'onore di un colloquio. Oh, certo. Americani, rompiscatole. Good evening, ambassador. Molto lieto. You already know my wife. Mia moglie. Buonasera. Ah, sì, certo. Rompiscatole di tutti. Signor Presidente, molto onorato, le presento molto lieto. Mia moglie, il ministro Mattia. Signora. Ah, caro Agasti. Eccellenza. Le porgo il saluto grazie. Di tutto il governo grazie. E del nostro popolo. Dove è il libro sulla tecnica del colpo di stare che mi ha promesso all'aereo? Spedito per Bacco, vero Nerozemia, direttamente per non farle portare Bacco. Pazzo italiano. E se finisci nelle mani del mio fratello e lo leggi prima lui. Vuol dire allora che noi fermeremo il pacco, vero? Casomai abbattiamo l'aereo, tanto uno più uno meno, vero? Ne cadono tanti oggigiorno con... Prego. Permesso. Io vado. Caro onorevole... No, mi dispiace, signora, ma lei è un po' non so ballare. Ma perché stasera mi dai del lei? Sei ringiovanita di 20 anni stasera, io non voglio corrompere minorenni. Ciao, eh? Permette questo ballo. Bel clima in Italia, vero? Discreto. Io mi auguro che il suo soggiorno fra noi le sia gradito. Le auguro, signor. Permette che le faccia un complimento? Lei è la più bella presidentessa del mondo. Si vede che ne ha viste molto poche. Ed oltre ad essere la più bella, è anche la più spiritosa. Perché un lavoro fantastico, mi piace. Ah, che mi piace lei. Non segui cattivi esempi, onorevole. Lei che è così severo. Io? Si figuri, io sono stato educato a Parigi. A proposito, lei non... No. Sì, come le dicevo, sono stato educato a Parigi. E se vuole sapere il mio segreto, ci sono due onorevoli Agasti. Quello di giorno e quello di notte. Ma, un momento. Certo che l'ho già vista, lei. L'ho già vista a Parigi. All'Odeon. All'Odeon, certo. E ci avevi anche un nome di battaglia, no? Com'è? Medina, era mio nome d'arte. Ah! Medina, sì, è vero.
mi tira dalle tette nere. E ricordi, deve parlare tutta nuda col fiore bianco. Che cos'ha Mario? È completamente ubriaco. Sì, completamente. Ma allora perché l'hai portato qui, Chi? Mario. E infatti non l'ho portato. Cosa? Hai bevuto anche tu? Tutti ubriachi stasera. Ciao. Ragazzi, ma cosa sta facendo? Io non faccio niente, perché? E le fotografie della diga? Certo, non ha portato certo. Neanche quelle. Le foto? Oh, sì, ma lì, dammi le fotografie. Le foto? Quelle della diga chieste dal presidente. No, è inutile. Io nego ha ragione. Mai, mai fidarsi degli italiani. Bella figura abbiamo fatto. Ma no, non si preoccupi, adesso sistemo tutto. Sì. Scusa, le foto della diga? Tette nere. Ne riparliamo domani. Come crede, eccellenza, noi abbiamo proposte concrete. Bene, sono proprio quelle richieste, ma a me sembrano altrettanto interessanti. Dopo le faccio vedere le mie. E avanti, dai, corri di più ora. Lei non capisce queste cose. È un genio. Un genio. L'ho sempre detto io. Alma! 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 Ma che diavolo? La signora non c'è. Ma come sarebbe a dire non c'è? È andata via. Che diavolo dici? Via dove? A casa di suo padre. Che seccatura questa musica folkloristica. Non piace neanche a te, Oh, per niente. Da anni non la suoniamo più, è roba patriotica. Vogliamo organizzare qualcosa di un po' più divertente, Sai giocare a poker? Sì, un pochino. Se potessimo solo mandare via tutti. Ma che ci vuole? Sta a sentire, io mi incarico di Mattia. E tu pensi di mandare a casa tutti? Ma non è mica così facile. Che cosa gli racconto? Digli di sì a tutti quanti. Le tranquillizzi, dai assicurazioni e tanti saluti. Datti da fare. Su. Allora, siamo perfettamente d'accordo, Possiamo rassicurare Mosca? Oh, da, certo. Ci vediamo domani. Good night. Telegraferò stasera stessa a Washington. Oh, yes, yes, d'accordo. Ci vediamo domani. Scusi, signore, sì, va bene, buon uomo, vattene, non mi seccare. E lei, dove crede di andare? Il presidente dello Zemio mi sta aspettando. E facciamolo aspettare. Senta, lei non sa chi sono, io sono l'onorevole Mario Gasti. Ma si capisce, onorevole, figurati se io non ti credo. Su, non faccia storia. Solo che l'onorevole Gasti è dentro da 2 ore. Se ne vada. Non diciamo stupidaggini, cosa? Cammino. Lasciatemi andare, ma sono qua, io sono persone. Sono influenti che siete. Vi faccio vedere io, Addio. Grazie. You get some things at the bar there. You people have a drink. There's some champagne over here.
doversi sempre vestire da negro per questi quattro imbecilli. Avanti anche voi. Ritmo, ritmo. Dai, 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 forza, cara. Tu stai però con la mani, come on, baby, come on, you can do it. Vai così. Vai senza paura che vai bene. Avanti, anche voi. Provi in forma a detenere. Piano, Don Balassa, che ti viene un infarto. Oh, voi ci avete tutti il camicione, ma io... quasi, quasi, eh? Fa le carte, Medina. Non ci andare in Russia, Don Balassa. Fa un freddo da restare secchi, 30, 35 gradi sotto zero. Ci penso io a scaldarlo. Beh, poi a te chi ti scalda? Apro. Già, ma i russi sono ricchi. Ricchi, certo, ma pure avari. Ti fanno fesso, pagano in trattori, vecchi cannoni, spazzaneve. Spazzaneve? Ma che te ne fai in Africa? E dopo te? Dollari? Mai. Ingegnere, sì. Generali, quanti ne vuoi, ma dollari... In generale, ne ho già più di 1000 e tutti con la sciabola. Lo vedi? Non c'è andare. Bene, per me 5000. 50000, ho 3 asi. E tu che fai? Via. Piatto. E che ci metti? Tanda. È un'isola. Due volte la Sicilia. Foreste, elefanti. Me la gioco tutta. Elefanti compresi. Va bene, vedo. Che ci metti? Oh, beh, forse non lo sai, ma sono anche amministratore delegato della Edison Montecatini. Preferisco la Sicilia. No, la Sicilia non è mia. No? No, non tutta almeno. E poi la Edison Montecatini vale molto di più. Sai, era soltanto per una questione di regolarità. Isola contro isola. Vado per Malamante Cadini. Su, paga. No. Spiacente non basta. Scaletta. Leva le zampette. E leviti. Tanto, Wakanda, c'è la mosca senza zen. Beh, sì, allora, grazie di tutto. Cosa fai? Sei sempre a terra, svelto. Poi fammi avere una carta di quell'isoletta, magari. Lado, subito ce l'ho. No, non c'è fretta. Domani mattina ti mando il mio amministratore e sistemiamo tutto. Ormai, fra amici... Ti farò cavalieri della giraffa. Grazie. Ci vediamo domani. Buonanotte. Eh? Arrivederci. Tu mi scusi, vero? Grazie, è una serata buonanotte, stupenda. Ciao. Arrivederci. Ciao, bellezza, ciao. Buonanotte. Ciao. Senti sì? Un po'. Dall'America, che mi dici? Da che punto di vista? Beh, per l'uranio. Beh, sai, col tuo colore io ci andrei un po' piano con l'America. E poi non ci sono soltanto i dollari al mondo. Alle lire tu non ci hai mai pensato? Pensaci. Bye bye. Ciao. Mettici una parolina. Ciao.
mio? Eh? Te ne vai in viaggio così? Tutto da solo? Ma tu piangi? Perché, caro? Eh? Mi va tutto stato. Oh, ma che cosa fa? Che diavolo gli è successo? E che ne so? Piagni. Avanti, sta buono, e fa così, anche meglio. Senti, dalle da me, non piangi, eh? Tanto non ti ringrazia nessuno. Avanti, dammi un bacetto, dammi un bacetto, non mi metto a piangere pure io. Avanti, per bravo, buono, sta buono, sai? E su, coraggio. Oh, che ti sei fatta la macchina rati? Ciao. Ciao, e che ti viene a dire? Eh? Prendili. Grazie. E levati. Leva. Che fai? Che mi porti via la macchina? È mia la macchina. Andiamo. Non mi portare via la macchina. E lascia stare lo spolverino. D'accordo, lo so, l'ho fregata con gli elettrodomestici. Ma non lei, la banca. Ente statale fatto apposta per essere fregato, via. Mezzo miliardo. Comunque io adesso le porto un affare di decine di miliardi. L'uranio dello Zenia. Questa non le dice niente? Oh, naturalmente se la sua banca non ha la statura necessaria, però non ne parliamo. Io compro anche tutta l'Africa. Solo non mi fido. Oh, non è di me che deve fidarsi. Ma di lui. Guardi. Félix Désiré Tombalassa, l'illustre e simpatico presidente dello Zemia, in persona. Ma, bollo chineno, lobbo. Vi sono due rialta. Questa e l'altra che è nell'aldilà. Per voi, l'aria che vedete è vuota, ma in essa vi sono molte forme di vita, voci, suoni, di tutte le epoche. E l'uomo perfetto deve avere la passione debole, il carattere forte, deve creare senza conservare, agire senza profittare, eccellere senza dominare. Ecco la via. È formidabile. Io lo trovo un po' scemo. Lei è troppo donna. Perché? Tu no? E lei? Ma io forse vorrei esserlo. Giova, questo mi sono caso, un cazzo che io mi ha dovuto... Qui, senatore. Ecco la penna. Per eventuali divergenze, c'è sempre la corte dell'anno. No, non ci sarà nessuna divergenza. Prego, ecco voi firmare. Signor Presidente, non fermare se non ce ne sei anche per me. Voglio almeno 1 milione di franchi svizzere. Possiamo detrarli dal suo deposito. Detrarre un corno. A te ho già pensato, cara. Non dare mai niente alle donne. Giusto. Nello Zemmio noi diciamo che la ricchezza di una donna è sotto le gonne. Oh, noi lo pensiamo ma non lo diciamo. Una firmetta eccellente. Molto bene. Io levo il bicchiere all'antichissima amicizia che tradizionalmente vincola il nobile Zemmia alla nostra amatissima Italia. Molto bene. Molto bene. Signor Presidente. Eccellenza, se vuole... Complimenti. Signore. Signor Presidente. Salute. Ma eccellente. Vai. Voglio salutarlo anch'io. Arrivederci, però. Quando vieni nello Zemmia, porta anche lei. Cammina, ci metti con ragazzini adesso, Scusi, no, non ci fare caso. A grunt e chi fa prima di capito? E giù come con me. È fatto. Mario. Agasti, ma che cosa fa?
sollievo. Salve, eccellenza. Mario, sei stanco. Vatti a fare una doccia. Dov'è mia moglie? Sta tranquillo. Da ieri sera è venuta a vivere qui. Così finalmente anche mia moglie è passata dalla vostra parte. Che assemblea, che magnifica adunata. Questo è un momento storico per l'Italia. Grazie all'iniziativa di tuo fratello, da oggi l'Italia è una grande... Oh, così. Ancora una volta sei riuscito allora a dimostrare lo spirito di iniziativa, vero? Bene. Bene, sei sempre più il cittadino che si fa onore, vero? Deve anche trattarsi di una faccenda grossa, visto che siete qua tutti. Oh. Alma, sei fortissima. Sì, niente da fare. Il Fondo Cattolico Internazionale, il governo, il commercio estero, la famiglia. Sta calmo, Mario, è meglio. La banca di sconto. No, è una riunione ad alto livello. È un conclave. Ma come ti sei ridotto? Ma non ti vergogni? La sentite? Anche per lei, come per voi, sono un uomo finito. Forse è vero, la mia carriera politica è finita, forse. Ma prima vi frego a tutti. Agasti, cerchi di controllarsi. Io vi frego a tutti quanti. Ricordati che la commissione d'inchiesta è ancora mia, la dirigo io. Senza limitazione di tempo e di poteri. E lei? E lo sai che cosa farò? Io al mio piano e comincerò anzitutto da te, mio fratellino amatissimo. Io ti faccio finire diritto in galera. Tu hai infranto quasi tutto il codice. E ciò nonostante sei ancora più simpatico di loro. E a te? Il tuo nome è in testa alla lista, per ragioni di famiglia. Poi ce ne sono altri 10. Oh! Voi potrete addirittura formare una squadra di calcio in galera. In porta ci mettiamo lei, caro senatore, illustre suocero. A centrattacco vedrai te, mio caro fratellino. A centro sostegno il commendator Mannocchi. E poi forse, sì, naturalmente, anche per lei si troverà un ruolo. Può giocare all'ala, monsignore. Con quello che sta scritto qua dentro, io vi trascino tutto in tribunale, sporcaccione! Non fare il fesso, Mario. Cosa hai detto? Ma io ti distruggo, sacca! Vieni a farti una doccia, su, che ti passa. Avanti, dammi una mano. Scusate. Su, vieni anche tu. Galera, vi mando. Coraggio, alziamo. Portiamolo in mano. Scusate, torno subito. Stupendo panorama. Sì, effettivamente. Abiti in città ed è come se fossi in piena campagna. Quando non c'è foschia, di qui si deve vedere anche il mare. Il mare è molto bello d'inverno, no? Sì, però anche in primavera è bellissimo. Meglio la Svizzera con tutte quelle cliniche. Però facciamo tutto con moderazione, molta moderazione. Ah, ormai sei di casa, qui da mio suocero. Bene, bene. E non mi credi, eh? Nemmeno loro giù mi hanno creduto, vero? Ma io vi frego lo stesso. No, andiamo, Mario, smettila. Non lo capisci che l'unico fregato sei tu? E che ti sei fregato da solo anche. Io? Si capisce? Per me nessuno si sarebbe mosso. A tirar fuori tutti quegli altri nomi, il ministro, tuo suocero, quelli ti mangiano vivo, Mario. La commissione ha pieni poteri. E smettila di fare il bambino. La tua commissione ha semplicemente il compito preciso e la funzione di togliere di torno alcuni poveri tirapiedi, pochissimi, e di rilasciare certificati di benemerenza ai molti grossi. Grazie, Filippo. Mario, che c'è? Niente, solo sta attento. Bene, grazie.
chiami un tassì. Aspetta. Vada via Bertoloni. Il numero non lo ricordo, ma poi le spiego. Cosa fa? Cosa fate? Sì, sia buono. Lasciatemi andare! È un errore! L'onorevole Mario Agasti! Ma cosa? Sono l'onorevole Mario Agasti! Fatemi uscire! Ma ve l'ho già detto! Sono l'onorevole Mario Agasti! Sono l'onorevole Mario Agasti! Ma perché non mi volete credere? Allora, figliuolo, qual è il tuo nome? Non lo so, non lo so! Dimmi, qual è il tuo nome? Agasti! Mario! Filippo! Agasti! Filippo, Agasti, Filippo. I giornali, onorevole. Filippo. Mario. Dimmi, cara. Niente. Chiesi? Cara, come mai siete qui? Dove andate? Andiamo sul Gange, io e lui. Andiamo a dire Tatra per essere felici. Ah. E sai, ci sposeremo anche. Ci sposerà lui, il santone indiano. Oh, sono contenta. Ma siete sicuri che sarete felici con lui sul Gange? Oh, sempre più che con mio padre sul Teve. Perché non vieni con noi? Grazie, non posso. Vado in America. Con Mario? Sì, con Mario. Peccato, laggiù non potrai dire Tatra. Un momento. Sentite, io parto anch'io con voi. Fantastico! Ma partite subito, così, immediatamente? Sì, subito. Ma sì. Forse meglio. Attenzione, prego. Air India annuncia l'ultima chiamata del volo 106. Dove vai, Anna? Il tuo aereo è dall'altra parte. Papà, io... Il paese ha bisogno di te. Solo ti prego, Anna. Onorevole Gatti, riguardi me, onorevole. Sulla testa, per favore. La prego, sulla testa. Prego, signori, con calma. Onorevole Gatti, grande. Onorevole Agasti, come si sono conclusi i lavori della commissione d'inchiesta da lei presieduta? Bene, la commissione che ho appena sciolta ha ampiamente dimostrato che, malgrado certe piccole falle, falle che sono inevitabili in un'amministrazione democratica, i nostri cittadini e soprattutto direi i nostri dirigenti politici responsabili sono gente che occupa con alto senso del dovere il proprio posto di comando. E perciò, alla vigilia di rappresentare il nostro paese in un incontro internazionale ad altissimo livello, io voglio approfittare di questa opportunità per invitare tutti gli italiani ad aver fiducia in coloro che li amministrano e che li dirigono. Grazie. Mi spiega come mai non ci dice niente di quel suo fratello famoso, quel Filippo Agasti? Possiede anche lui il suo fiero senso del dovere? No. Sfortunatamente no. Ma come lei sa, in ogni famiglia, in ogni casa c'è uno scheletro nell'armadio, una pecora nera,
Anche a me è toccato questo destino, signore. Ma io, la mia pecora nera, l'ho fatta allontanare dal gregge. Con grande dolore, credetemi. Con sincero e genuino dolore. E questo, signore, vi dovrebbe bastare. Io almeno lo credo e lo spero. Grazie. Un viaggio, onorevole Agassi! La pecora nera ci mette nei guai, a prenderci in giro non esita mai. La pecora nera, se vede la pare, fa quello che fanno le pecore chiare. È solo più scura, perciò fa paura. Quella col dendering, la sola col dendering, e quella che scappa il pastore, le attacca il dendering. Ma quando è la sera, la pecora nera è quella che va là.